Il 23 e 24 aprile, presso l'auditorium della scuola secondaria di primo grado Michelangelo di Bari, è stato presentato agli alunni e docenti il portale dell'Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e formazione. Portale web nato da un progetto dell'Assessorato al diritto allo studio e formazione della Regione Puglia in collaborazione con l'ARTI, Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. Ne parlano il giornalista scrittore Alessio Viola e il sociologo Leonardo Palmisano. Questo portale è stato istituito dalla Regione Puglia per fornire uno strumento alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti di orientamento e anche di formazione. Navigando nel portale dell'Osservatorio regionale sui sistemi scolastici è possibile avere il quadro completo di tutte le istituzioni scolastiche pugliesi, dove si trovano, perfino le foto degli istituti, il numero degli alunni, i corsi, le specializzazioni. Il ragazzo che vive nel mondo della scuola ha finalmente a disposizione lo strumento totale per conoscere ogni particolare, ogni articolazione del mondo della scuola. Consente la ricerca di tutti gli indirizzi presenti nella scuola secondaria superiore dopo la riforma, quindi è uno strumento che si affianca poi agli strumenti classici dell'orientamento e che offre tutta una serie di conoscenze che molto spesso non sono, come dire, alla portata delle famiglie, degli studenti, ed è presente, sono conoscenze quindi presenti online. Inoltre è strumento che può consentire ai ricercatori di farsi un quadro di quelle che sono la numerosità degli iscritti, dei frequentanti delle scuole di ogni ordine e grado in Puglia, e su quello andare anche a costruire delle possibilità di analisi e di ricerca. Quindi è uno strumento totalmente nuovo che noi stiamo lanciando e offrendo alla Puglia affinché, come dire, possa prendere consapevolezza di quella che è l'offerta formativa presente in regione e costruire i propri orientamenti sulla stessa. Ospite dell'incontro anche il dottor Leopoldo Saracino, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha illustrato le novità previste in Newspaper Game, la pagina redatta solo dai ragazzi. Questa collaborazione con la Regione Puglia in buona sostanza è nell'ambito del Newspaper Game, questa iniziativa che la Gazzetta del Mezzogiorno ha ormai da 12 anni con le scuole.